nei rari casi in cui la donna in gravidanza risulta contagiata dal virus e sintomatica, ci si è posto il problema di che cosa fare. Ora, noi sappiamo, per quanto è noto adesso, ma sono informazioni ragionevolmente molto solide, condivise a livello internazionale, questo virus non attraversa la placenta, quindi se la mamma è infetta, non infetta anche il bambino e quindi non è un problema per il bambino, né durante la gravidanza né durante il parto. Tant'è che si preferisce raccomandare il parto naturale in caso di donna infetta con Covid-19 e non il cesareo, che invece è più a rischio di trasmissione. Sul parto, al di là delle linee guida generali per cui è meglio il parto vaginale rispetto al parto cesareo, quello che dobbiamo sapere è che ogni ospedale, soprattutto i grandi ospedali come il nostro, hanno realizzato dei percorsi sicuri separati per la donna con sospetto infezione da Covid e a maggior ragione per la gravida con un'infezione da Covid. Quindi sono camere separate, sale parto separate, personale dedicato, sistemi di protezione ad hoc per il personale e per la mamma e per l'accompagnatore. Quindi l'ospedale ha previsto da tempo questi percorsi in modo tale da far sì che per il singolo caso, per ora, i pochi casi che si sono presentati sospetti, non ci sia una commistione con i flussi normali di signore che vengono a partorire normalmente qui in Mangiagalli.